Allora, buongiorno a tutti, grazie al Ministro Lamorgese della consueta disponibilità per questa audizione per noi importante su alcuni atti che sono all'ordine del giorno della nostra Commissione su asilo e migrazione. Ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento del Senato abbiamo richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e sulla web TV del Senato, e la Presidenza del Senato ci ha fatto conoscere il suo assenso. Non ci sono osservazioni, quindi ritengo tale forma di pubblicità adottata per il prosieguo. Avverto inoltre che dalla procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Rinnovo il ringraziamento alla Ministra, il Ministro Lamorgese, e abbiamo abbracciato ormai questa modalità dei collegamenti anche in remoto per le audizioni, quindi ci sono diversi altri senatori che ci ascoltano in modalità remota. Io le darei la parola a lei per la sua relazione, rimandando al termine della stessa eventuali domande o richieste di chiarimento anche da parte dei relatori ai provvedimenti. Prego, Ministro. Grazie, Presidente. Un saluto a tutti coloro che sono collegati via streaming e un ringraziamento al Presidente Stefano per l'opportunità che mi ha dato per approfondire gli aspetti chiave delle proposte legislative che la Commissione europea ha presentato lo scorso settembre quale parte integrante del nuovo patto per migrazione e asilo. Si tratta di un ambizioso progetto, un insieme di misure, non solo legislative, che secondo le intenzioni della Commissione dovrebbe instaurare un quadro europeo duraturo e sostenibile di gestione delle politiche migratorie e dell'asilo. Premetto che la Commissione ha elaborato un pacchetto di proposte tematicamente molto ampio e diversificato, che spazia dalla gestione integrata delle frontiere esterne alla lotta al traffico di esseri umani, dalle politiche dell'integrazione agli aspetti di governance del sistema. Un punto di partenza per l'analisi delle proposte della Commissione è avere presente un dato geografico che assume in questo contesto un rilievo assoluto. L'Italia certo non è l'unico Stato membro dell'Unione Europea con frontiere marittime esterne, ma è l'unico ad avere 8.000 chilometri nel Mediterraneo, cioè in un quadro geopolitico saturo di tensioni e di squilibri strutturali, dalla pressione demografica alla persistente instabilità politica di molti dei paesi affacciati sulla sponda meridionale del Mediterraneo. Possiamo ben sostenere che senza il riconoscimento da parte europea delle specificità della collocazione geografica del nostro Paese e delle modalità di sbarco che vi si verificano, penso naturalmente alle operazioni di salvataggio in mare, nessun meccanismo europeo di gestione delle migrazioni potrà mai raggiungere degli obiettivi adeguati. Conseguentemente, proprio perché le politiche dell'Europa devono essere aderenti alla realtà che intendono governare, il primo nostro criterio di valutazione delle proposte dell'Unione passa per la necessità del riconoscimento di una specificità del nostro Paese in rapporto alle dinamiche dei flussi migratori.
E in questo senso, grazie anche alla costante nostra pressione a livello europeo, abbiamo ottenuto che per la prima volta venissero formulate proposte che, perlomeno in contesto di crisi, riconoscessero la specificità delle frontiere marittime sotto il profilo della gestione dei flussi migratori. Si tratta di un risultato politico da non sottovalutare e che tuttavia deve essere considerato anche al fine di adeguare le nostre aspettative a quello che è il meccanismo proposto dalla Commissione per gli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare. Un altro parametro di valutazione che ritengo ugualmente significativo è che noi come Paese Italia abbiamo portato avanti la cosiddetta logica del pacchetto, cioè l'idea, per nulla scontata tra l'altro vorrei dire a Bruxelles, secondo la quale nelle politiche migratorie contano non tanto le singole misure individualmente considerate, quanto una logica diciamo di sistema e organica, perché i loro effetti debbono essere valutati complessivamente come ricadenti sull'Europa nel suo complesso e non sui singoli Stati membri. Infine, un elemento per noi dirimente è costituito dal grado di equilibrio e di proporzionalità che viene istituito tra responsabilità nella gestione delle frontiere esterne e solidarietà all'interno dell'Unione Europea. L'Italia quindi si assume le proprie responsabilità in quanto paese di primo ingresso, ma chiede che, come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione, le politiche relative alla gestione dei flussi migratori siano governate dai principi di solidarietà, di equa ripartizione della responsabilità tra i vari Stati membri e, di conseguenza, soltanto nel binomio tra responsabilità e solidarietà che si può realizzare una politica autenticamente europea e sostenibile di governo dell'immigrazione. In questi tre concetti chiave è racchiusa la strategia negoziale del nostro Paese: riconoscimento quindi della specificità della gestione delle frontiere marittime, promozione della logica del cosiddetto pacchetto ed equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Quindi, nell'esporre i tratti salienti, quindi non ritengo di dover seguire quello che è un ordine progressivo numerico delle proposte, ma terrò conto di quello che sono le tematiche affrontate nel loro complesso. La prima colonna portante del nuovo patto europeo, inteso a definire rapidamente lo status dei richiedenti, ha due componenti principali: il cosiddetto screening pre-ingresso per tutti i cittadini di paesi terzi che attraversino senza autorizzazione le frontiere esterne dell'Unione Europea e una rimodulazione delle procedure finalizzate alla protezione internazionale, con l'affiancamento alla procedura ordinaria di asilo di una procedura accelerata alla frontiera destinata a particolari categorie di soggetti. L'intento perseguito dalla Commissione consiste nello snellimento dell'iter procedurale, concentrando il più possibile le decisioni sullo status del richiedente nel momento in cui l'interessato si trova alla frontiera. Tuttavia, i risultati concreti prevedibili di tale proposta risultano in un'ottica di sostenibilità, quindi dovrebbero essere, quindi richiedere ulteriori interventi migliorativi su questi principi, e su questo l'Italia è stata più volte interessata anche nel partecipare questa propria idea insieme agli altri paesi di primo ingresso, con lettere che abbiamo scritto per ben due volte alla Commissione europea. Quindi, per quanto riguarda il cosiddetto screening pre-ingresso,
Diversi elementi devono essere ancora precisati, ma appare chiaro che la sua attuazione rischia di appesantire in maniera rilevante gli oneri procedurali e amministrativi dei paesi posti sulle frontiere esterne, confermando nella sostanza una responsabilità del paese di primo ingresso. Inoltre, quindi, a fronte quindi di tale aggravio, la Commissione non prevede un meccanismo chiaro né di condivisione degli oneri né di supporto ai paesi in prima linea, come avrò poi modo di chiarire meglio nel seguito. Questi aspetti sono stati eccepiti dal nostro paese, e così come con gli altri, dicevo, Grecia, Cipro, Spagna, l'abbiamo eccepiti nel corso delle attività negoziali. La proposta dà adito a forti criticità, in quanto prevede che lo screening di preingresso si svolga alla frontiera o in luoghi vicini alla frontiera, comportando difficoltà anche di ordine logistico e organizzativo, che non appaiono puramente formali, in quanto non si trovano forme di bilanciamento e compensazione in misure di carattere solidaristico da parte degli altri Stati. L'Italia, d'altra parte, non si è mai sottratta allo svolgimento dei necessari controlli nei confronti di tutti gli immigrati che entrano irregolarmente nel nostro Paese, ma riteniamo che tali verifiche non possano che riguardare in prima istanza gli aspetti sanitari, gli aspetti di sicurezza, escludendo ogni forma di commistione o collegamento con le procedure accelerate alle frontiere. Anche riguardo a tali procedure, quindi alle procedure accelerate di frontiera, la proposta della Commissione appare troppo restrittiva e penalizzante per i paesi di frontiera esterna. Lo scopo dichiarato della proposta, infatti, è quello di smistare su un canale rapido le istanze aventi scarse possibilità di accoglimento. L'avere incluso con un meccanismo obbligatorio nella procedura accelerata alla frontiera i migranti provenienti dai paesi con un tasso di riconoscimento della protezione internazionale inferiore al 20% costringe l'Italia ad adottare tale procedura per la maggior parte dei richiedenti arrivati sul suo territorio. E a ciò si aggiunga che nel caso dei richiedenti la cui domanda sia trattata secondo la procedura accelerata alla frontiera, non è prevista la ricollocazione. Questo limite implica l'impossibilità di ottenere la ricollocazione per la maggior parte dei richiedenti che giungono in Italia, visto che arrivano soprattutto, vediamo, quello scorso anno 2020 abbiamo avuto la maggior parte, sono arrivati dalla Tunisia, che voi sapete che è uno di quei paesi inclusi nel decreto che individua i paesi sicuri e quindi come tali non aventi diritto alla protezione internazionale. Quindi consideriamo anche il Bangladesh, che è un altro paese da cui provengono un numero elevato di migranti. Quindi, come vedete, si tratta di tutti i paesi che hanno una soglia inferiore al 20% di riconoscimento. Noi stiamo portando invece avanti nei tavoli negoziali il principio secondo cui il meccanismo della redistribuzione dei migranti debba prevedere quantomeno una quota anche minima ma obbligatoria, almeno nei casi di immigrati sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare. Quindi la redistribuzione di tali migranti dovrebbe avvenire, secondo noi, a prescindere dal tasso medio di riconoscimento del 20%. E infatti dovrebbe essere prevista una soglia che dovrebbe considerare la possibilità di una parte obbligatoria da redistribuire sul territorio degli altri paesi.
Ulteriore elemento di criticità si rinviene nel fatto che la durata della procedura accelerata alla frontiera viene fissata in 12 settimane, passate le quali senza una decisione il richiedente ha diritto di entrare nel paese di primo ingresso. Si tratta di un termine secondo noi irrealistico, in quanto le tempistiche sappiamo bene che sono molto più lunghe delle 12 settimane e quindi che diventerebbe proficuo per il richiedente rendere difficoltoso il completamento della procedura. E d'altra parte, sottostimare i termini di durata della procedura produce anche una sottostima di quelli che sono gli oneri di gestione gravanti sui paesi più esposti. Un ultimo elemento è che la Commissione parte dal presupposto che per quanti si vedano respingere la domanda in sede di procedura accelerata alla frontiera, operi una procedura di rimpatrio alla frontiera, procedura che in effetti non è stata mai realizzata e noi sappiamo anche le difficoltà che si hanno nel rimpatriare i soggetti se non ci sono gli accordi con i paesi, diciamo con i paesi terzi. E quindi la nostra procedura, quindi la nostra posizione è quella di ricorrere a meccanismi non costrittivi che rimettano alla valutazione concreta degli Stati membri la decisione di applicarla. In questa prospettiva il primo obiettivo è di prevedere che le procedure di frontiera non si applichino agli immigrati sbarcati a seguito di operazioni SAR, in coerenza con la riconosciuta specificità dello status giuridico di tali persone. In una logica costruttiva, perché tale noi dobbiamo avere nei confronti dell'Europa, riconoscendo che comunque dei passi avanti sono stati fatti, quindi dicevo in una logica costruttiva di compromesso, siamo disponibili a valutare procedure obbligatorie solo a condizione che i tempi e le modalità delle procedure stesse siano compatibili con la situazione operativa spesso difficile affrontata dai paesi di frontiera esterna. Passo ora alla proposta della Commissione sulla riforma del regolamento Dublino 3, che è uno degli elementi caratterizzanti del patto, di cui costituisce il secondo pilastro e offre il destro per illustrare il modo in cui Bruxelles ha deciso di declinare il nesso tra responsabilità e solidarietà. Comprendere la riforma di Dublino aiuta quindi a mettere a fuoco anche i meccanismi e i contenuti di quella che è la solidarietà europea. Con la rimodulazione del regolamento, la Commissione intenderebbe conseguire tre obiettivi. Il primo, realizzare la solidarietà tra Stati membri garantendo la condivisione delle responsabilità attraverso nuovi meccanismi. Poi rendere più efficiente il sistema di determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale ed infine gli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi tra diversi Stati, cioè i cosiddetti movimenti secondari. Il principale motivo di criticità rispetto a questa proposta risiede nel fatto che sebbene si dichiari l'intenzione programmatica di superare il regolamento di Dublino, di fatto la proposta ne mantiene, diciamo, inalterata in larga parte quello che è l'impianto complessivo. E mi riferisco in particolare alla circostanza che il progetto della Commissione resta ancorato al criterio del paese di primo ingresso per la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale. Gli elementi di novità riguardano gli altri criteri per determinare il paese competente all'esame della domanda che costituiscono meri temperamenti del criterio di base. Si tratta di proposte che recepiscono alcune delle richieste formulate dall'Italia
quali l'ampliamento del concetto di famiglia esteso a sorelle e fratelli dei richiedenti asilo per legittimarne il ricongiungimento in stati membri diversi da quello di primo ingresso. Alla stessa logica risponde il nuovo criterio relativo al possesso del diploma rilasciato da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro, affinché il richiedente possa far esaminare la sua domanda da uno Stato membro in cui, con il quale il richiedente ha dei significativi legami. Tuttavia, a parte queste minori aperture, sono confermati gli attuali criteri per la determinazione della competenza e dunque la proposta conferma la logica di Dublino II imperniata sulla responsabilità del Paese di primo ingresso. Inoltre la proposta desta perplessità rispetto al fenomeno dei cosiddetti dublinanti, ossia al trasferimento della competenza sui richiedenti asilo che, fatta la domanda in uno Stato, in un certo Stato membro, successivamente si trasferiscono in altri Stati. Mentre finora la competenza del paese di primo ingresso si trasferiva all'altro Stato dopo un periodo di 12 mesi, ora il trasferimento di competenza è previsto con un termine molto più lungo di 36 mesi, durante i quali gli Stati membri possono esigere che il paese di primo ingresso si riprenda i richiedenti che si sono trasferiti nel frattempo altrove. Questa triplicazione del tempo necessario rivela l'estrema sensibilità della Commissione nei confronti dei movimenti secondari e delle pratiche di selezione del paese di asilo da parte dei richiedenti. Anche noi riteniamo legittimo scoraggiare i movimenti secondari, ma ci sembra necessario conciliare l'attenzione su tale problema con una maggiore sensibilità per il sovraccarico imposto dai movimenti primari ai paesi che sopportano, come l'Italia, i flussi in ingresso sulle frontiere esterne. Adesso quindi vorrei dire che, sebbene l'introduzione di meccanismi di solidarietà rappresenti un progresso nella logica generale, tuttavia il loro funzionamento presenta profili che richiedono necessariamente un ulteriore sforzo migliorativo. Nella logica della Commissione, il nuovo meccanismo di solidarietà intende coniugare due esigenze: da un lato consentire una certa flessibilità per tener conto delle differenze geografiche tra gli Stati membri, dall'altro assicurare che la solidarietà tra Stati membri sia reale e che tutti diano un contributo di sostanza per evitare che il peso degli arrivi gravi soltanto sui paesi che sono più esposti. Per capire se e quanto la Commissione abbia armonizzato tale esigenza, è necessario distinguere in materia di solidarietà tra tipologia degli strumenti e i presupposti di attivazione della solidarietà. Allora, se ci si chiede quali sono, sotto il profilo, diciamo, tipologico, gli strumenti della solidarietà, si vede che essa si articola nella ricollocazione, i rimpatri sponsorizzati e altre forme di solidarietà, come lo sviluppo delle capacità nei settori dell'asilo e dei sistemi di accoglienza, ad esempio quando vengono inviati degli esperti che danno una mano nelle varie procedure del settore nell'ambito dell'asilo, anche per quanto riguarda la presentazione delle domande, la valutazione delle domande. Molte volte i paesi, gli altri paesi europei mandano degli esperti che aiutano quelle che sono le varie procedure. La proposta lascia tuttavia agli Stati membri
degli spazi molto ampi di discrezionalità nella scelta delle opzioni. Si noti che le scelte non sono reciprocamente esclusive, in quanto gli Stati membri hanno la possibilità di combinare sia ricollocamenti che, ad esempio, rimpatri sponsorizzati. E quanto ai presupposti di attivazione dei meccanismi di solidarietà, la proposta ne prevede due: l'uno operante su iniziativa della Commissione e l'altro dietro richiesta di uno Stato membro. È prevista anche una possibilità ulteriore, rimessa alla esclusiva volontà degli Stati membri. Il primo presupposto opera su base annuale, riguarda i richiedenti sbarcati a seguito di operazioni SAR, mira a garantire l'effettività della solidarietà e affida alla Commissione la definizione delle misure solidaristiche. Il secondo non ha una periodicità stabilita perché scatta a seguito della comunicazione di uno Stato membro alla Commissione, in condizione lo Stato che in quel momento si trova in una particolare situazione di pressione migratoria tale da aggravare sul sistema nazionale di asilo e da richiedere un'immediata risposta da parte dell'Europa. Un problema di entrambi i meccanismi è che non sono previste sanzioni specifiche per la violazione da parte degli Stati membri che si sottraggono alla solidarietà. Il terzo presupposto, che pure trova origine dalla richiesta di uno Stato membro, si basa esclusivamente su un sostegno volontario agli altri Stati membri, i quali hanno facoltà di aderirvi e in caso affermativo possono essi stessi scegliere le opzioni di solidarietà ritenute possibili. Queste complesse architetture della solidarietà europea, devo dire che presentano in questo particolare difficoltà anche di attuazione, perché in primo luogo è criticabile il fatto che per la ricollocazione, che è la misura più robusta, non sia possibile per i richiedenti la cui domanda è obbligatoriamente sottoposta alla procedura accelerata alla frontiera, cioè per la maggioranza dei casi che arrivano in Italia. Se noi consideriamo che circa 14.000 sono stati soltanto i tunisini nel 2020, quindi a questi soggetti non si applicherebbero queste procedure specifiche. E quindi questo è già un motivo di criticità notevole. In secondo luogo, riteniamo troppo ampio lo spazio discrezionale lasciato agli Stati membri sulla scelta del tipo di contributo di solidarietà a cui vogliono aderire, con il rischio di rendere la ricollocazione uno strumento meramente facoltativo, al contrario da ciò che noi abbiamo sempre richiesto come Paese in tutte le trattative che siamo andati a svolgere in Europa. Quindi lo sforzo da produrre è quello di raggiungere un punto più avanzato di equilibrio tra i due pilastri della riforma, vale a dire la responsabilità e la solidarietà. Si ravvisano problemi anche per quanto riguarda la sponsorizzazione dei rimpatri. Non a caso, ripeto, lo dico ancora una volta, con Malta, Grecia, Spagna e Cipro ha manifestato dubbi sulla loro concreta praticabilità. Ma soprattutto la sponsorizzazione dei rimpatri lascia gravare sullo Stato membro beneficiario tutto il peso della pressione migratoria per l'intero periodo della procedura, che è ben di 8 mesi. Il tema dei rimpatri sponsorizzati rinvia anche alla questione cruciale e più generale dei rapporti di partenariato dell'Unione Europea con i paesi terzi di origine e transito dei flussi. In questo complesso quadro ribadisco che la nostra posizione è che un meccanismo di redistribuzione dei richiedenti asilo non potrebbe prescindere da una quota significativa di ricollocazione obbligatoria, almeno per gli sbarchi a seguito di operazioni SAR, indipendentemente dalla nazionalità dei migranti e dal conseguente tasso di riconoscimento e di protezione.
Si tratta di un'impostazione di fondo che prende atto degli obblighi internazionali legati al salvataggio della vita umana in mare e che era stata accolta nella dichiarazione congiunta della Valletta del 23 settembre 2019, rispetto alla quale la proposta della Commissione risulta ancora notevolmente distante. E con riferimento all'accordo di Malta, su cui spesso si registrano delle posizioni discordanti, voglio ricordare che prima del suo avvento, quindi del 23 di settembre 2019, quindi dal 1 di gennaio al 23 di settembre, erano state ricollocate 125 persone. Mentre dopo, a seguito di questo accordo, proprio perché c'è stato un impegno maggiore da parte degli Stati membri, sono state ricollocate 920 persone con un incremento che sfiora il 90%. Quindi era un sistema che funzionava, che poi si è bloccato a seguito dell'emergenza Covid per le esigenze di quarantena, che ha rallentato ovviamente la procedura e quindi anche la disponibilità espressa da parte degli Stati membri. Anche per quanto riguarda le modifiche alla banca dati Eurodac, questa proposta ha un connotato tecnico e intende migliorare le informazioni a disposizione delle autorità nazionali per la gestione delle migrazioni e dell'asilo. Eurodac sarà integrata con le altre banche dati esistenti per la gestione delle frontiere esterne e si avrà un ampliamento dei dati che saranno immagazzinati nella banca dati, comprendendovi i soggetti reinsediati. Lo scopo quindi è di creare un nesso tra asilo e rimpatri che prevenga i movimenti secondari e renda possibile alle autorità nazionali un monitoraggio preciso di ricollocazioni e rimpatri e li aiuti a verificare se un richiedente abbia per esempio già visto respingere in altri paesi la sua domanda d'asilo. Non abbiamo obiezioni di principio a questa proposta, ma occorre che sia valutata anch'essa in una logica di pacchetto, perché riteniamo che nessuno di questi argomenti può essere stralciato, ma debba avere una visione complessiva, perché solo così si può arrivare a una determinazione da parte dei vari Stati che prendono in considerazione il fenomeno immigratorio nel suo complesso. La proposta sulla situazione di crisi e forza maggiore ha poi invece come punto di partenza una situazione più grave della particolare pressione migratoria cui può essere sottoposto uno Stato membro, sufficiente ad avviare la richiesta di misure di solidarietà ai sensi della proposta del superamento del regolamento di Dublino. In particolare si ha una situazione di crisi quando si registra un eccezionale afflusso di migranti sul territorio di uno Stato membro di entità tale in proporzione alla popolazione e al PIL da rendere inefficace il suo sistema di asilo, accoglienza e rimpatrio, con possibili ripercussioni sul sistema europeo comune di asilo. Quanto alla proposta legislativa, prevede da un lato la possibilità di concedere lo status di protezione umanitaria, dall'altro la protezione immediata, dall'altro il rafforzamento degli ordinari meccanismi di solidarietà, cioè ricollocazione e rimpatri sponsorizzati e la riduzione delle relative tempistiche di attuazione. La proposta, certo, non manca di aspetti positivi. Primo tra tutti, riconoscimento di una gestione europea delle situazioni di crisi in coerenza con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, senza dimenticare il pregio della natura del regolamento che è fonte immediatamente vincolante in tutte le sue parti. Però anche su questo vorrei dire che questo tipo di meccanismo, cioè la possibilità di concedere lo status di protezione immediata e il rafforzamento
regolamento e dei meccanismi di solidarietà non verrebbero ad essere applicati ai migranti che hanno una possibilità al di sotto del 20% di accoglimento della propria istanza, che abbiamo detto che sono la maggior parte di quelli che arrivano nel nostro Paese. Positivi risultano inoltre l'allungamento di ulteriori 8 settimane della durata massima della procedura accelerata alla frontiera, i margini di flessibilità accordati agli stati colpiti da crisi migratoria. Tuttavia, troviamo complicate e bisognose di semplificazione le modalità per l'attuazione del meccanismo della situazione di crisi. In particolare sembra deficitario l'aspetto inerente ai criteri rilevanti ai fini della determinazione della situazione di crisi, orientata soltanto con riferimento alla popolazione e al PIL, mentre restano del tutto in ombra altri criteri che potrebbero invece rilevare, come per esempio la maggiore esposizione o minore esposizione geografica ai flussi. Un altro elemento è che gli Stati membri diversi da quello colpito mantengano piena libertà nella scelta tra la ricollocazione dei migranti e i rimpatri sponsorizzati, sia pure da eseguirsi in termini dimezzati rispetto a quelli ordinari, da 8 a 4 mesi. E non sono neanche previste sanzioni a carico di uno Stato membro resosi inadempiente agli oneri rafforzati di solidarietà. Il terzo pilastro del nuovo patto europeo per la migrazione e l'asilo concerne la cooperazione con i paesi terzi di origine e transito dei flussi. Esso non ha natura legislativa, ma è un aspetto squisitamente tecnico. Su questo, questo della cooperazione ha trovato tutti i Paesi membri d'accordo sull'esigenza che si proceda in questi termini, quindi certamente è il capitolo meno divisivo dell'intero pacchetto migrazione. Tutti gli Stati concordano infatti sull'esigenza che è di rilancio della cooperazione con i Paesi terzi e che deve passare per la prevenzione delle partenze, l'aumento dei rimpatri e che a entrambi i risultati l'Unione Europea possa attendere più e meglio dei singoli paesi europei, dei singoli Stati membri. È proprio per questo motivo che abbiamo spinto politicamente perché questa impostazione fosse valorizzata nell'ambito del nuovo patto europeo su migrazione e asilo e alla luce quindi delle iniziative che dovranno essere assunte. In particolare abbiamo lavorato per coagulare un consenso ampio sull'esigenza di creare dei partenariati con i principali paesi terzi attraverso una serie di pacchetti intersettoriali e multilivello tagliati sulle singole esigenze dei paesi terzi. Si tratta ovviamente del tema cruciale e senz'altro quello dei rimpatri, perché è fondamentale che vengano intensificati gli sforzi a livello europeo, perché attualmente l'efficacia delle procedure di rimpatrio varia tra i diversi Stati membri e dipende in sostanza dalla capacità, dalle iniziative nazionali e dalle relazioni instaurate con i paesi terzi. Il punto è stato anche oggetto di un non paper congiunto dei capi di governo d'Italia, Spagna, Grecia e Malta, con cui si è inteso evidenziare come la dimensione esterna e non solo quella interna costituisca un elemento chiave del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e come la stessa politica migratoria europea non possa che nascere da una interrelazione, da una combinazione integrata delle due dimensioni. La nostra richiesta è che il rilancio della cooperazione dei paesi terzi sia dotata ovviamente di adeguate risorse finanziarie
che sfrutti pienamente tutte le che vengano sfruttate pienamente tutte le leve che l'Unione Europea può avere a disposizione, a cominciare dalla valorizzazione del nesso tra comportamento dei paesi terzi nel campo delle riammissioni e disponibilità europea nella concessione dei visti. A parte questo aspetto, è essenziale che l'Europa dia impulso in termini concreti e con una precisa tabella di marcia ai negoziati relativi agli accordi di riammissione. L'ottica della collaborazione con i paesi terzi, d'altra parte, ha sempre ispirato l'azione dell'amministrazione dell'interno. In questo posso dire che il 13 luglio abbiamo convocato, è stata organizzata una conferenza dei ministri dell'interno sul contrasto della rete dei trafficanti e sulla prevenzione delle partenze dei migranti, che ha visto la prima volta coinvolte, oltre che la commissaria europea e alla presidenza tedesca, anche gli altri stati mediterranei, Francia, Spagna, Malta, e soprattutto ha visto la presenza dei principali partner nordafricani, erano presenti Algeria, Libia, Mauritania, Marocco, Tunisia. Quindi si è trattato di un evento proprio per avviare un dialogo strutturale con l'Unione Europea e partner africani, ed è stata riconosciuta anche in termini prospettici dai ministri e dai commissari europei intervenuti. Altro risultato di rilievo è stata l'azione avviata sempre dall'Italia, è stata stimolare l'azione dell'Unione Europea nel Nord Africa e organizzando una missione congiunta con i commissari europei a Tunisi il 17 agosto 2020. Questa iniziativa ha consentito di consolidare non solo i rapporti bilaterali con un partner cruciale visto nella gestione dei flussi migratori, visto che, come ho detto prima, dalla Tunisia sono arrivati circa il 50% di tutti quelli pervenuti nel 2020, ma anche di coinvolgere concretamente l'Unione Europea nel dialogo politico proprio con questo Paese. Quindi vorrei, nell'avviarmi alla conclusione, vorrei ricordare ancora due aspetti. Il primo attiene alla presidenza appena terminata, la presidenza di turno tedesca del Consiglio europeo, che si è conclusa senza un'intesa politica sui principali punti del patto, e abbiamo insistito che come consuntivo degli sforzi di questi mesi ci fosse un progress report di esclusiva imputazione tedesca e non un documento politico che, in mancanza di un accordo, avrebbe potuto condizionare anche la prosecuzione del negoziato. Il secondo, che da parte nostra terremo un comportamento negoziale costruttivo nella persuasione che le politiche funzionano solo se sono coerenti rispetto ai fenomeni su cui dovrebbero incidere. Per questo che mi sono confrontata di continuo con la Commissione e con la Presidenza tedesca uscente, e lo scorso 21 dicembre ho avuto anche un primo colloquio con la Presidenza entrante portoghese, ed è quindi è importante, secondo me, che venga rafforzata la comune strategia negoziale costruita negli ultimi mesi insieme ai ministri di primo impatto sul fronte migratorio, con il fine di allargare il consenso sulle nostre posizioni anche agli altri Stati membri. Sono consapevole delle difficoltà che ci attendono, ma certamente l'Italia e il Ministero dell'Interno saprà comunque procedere sulla linea che ha tenuto fino ad ora di massima condivisione anche con gli altri paesi. Grazie. Ministra, credo che ci siano diversi spunti, ti darei la parola e ti rinnovo il ringraziamento.
Grazie ancora Presidente. Allora io mi sono segnata un po' con le domande che sono state fatte dai senatori intervenuti. Inizierei dal senatore Fazzolari, visto che è stato il primo. Vorrei dire che innanzitutto, ma non è risaputo, cioè non è una cosa nuova che dico, che il processo dell'immigrazione non è un processo su cui ci stanno ricette facili, perché non dipende soltanto dal paese Italia, dipende dagli altri stati europei, e quindi dobbiamo avere un approccio, secondo me, differente alla questione, perché quando mi si dice che Malta non ha dato effetto e anzi viene rilevato il 2% perché i numeri di quelli collocati in 3 mesi erano 920, e io dico che per tutti i numeri sono numeri, ma sono anche fatti, perché se noi in 3 mesi abbiamo fatto 920 ricollocazioni e nei 9 mesi precedenti 125, questi sono numeri. Sarà anche un limitato come percentualmente parlando, però non è che si può buttare tutto a mare dicendo che il lavoro fatto è un lavoro che non ha dato risultati. Non è vero questo, e quindi io questo tendo a ribadirlo, perché comunque sia è stata un'attività impegnativa che a mio modo di vedere ha dato dei risultati. Per quanto riguarda quelli che sono i tavoli con i vari paesi europei, io vorrei dire che per esempio per la Tunisia noi abbiamo avuto, proprio in virtù dei rapporti che abbiamo avuto in questo ultimo periodo, siamo andati in Tunisia già 2 volte, voglio dire, hanno comportato quello che è stato secondo me un risultato positivo, visto che negli anni la Tunisia non ha dato mai un'apertura alla flessibilità dei voli, ai numeri che erano già concordati, perché noi abbiamo un accordo che prevede 2 voli a settimana. Bene, ci hanno dato 10 voli in più e hanno dato la disponibilità ad aggiungere ulteriori voli. Quindi voglio dire che su questo si basa il lavoro delle amministrazioni, cioè il fatto di andare, trattare, cercare di avere dei risultati, perché ogni paese ha ovviamente dei problemi specifici, e quindi, come diceva anche la senatrice Bonino prima, che il lavoro è complicato con gli altri paesi, anche perché chiudere rapporti di rimpatrio, diciamo accordi di rimpatrio, con gli altri, con i paesi terzi, non è una cosa che si raggiunge in un momento, bisogna lavorarci tanto. Si tratta sempre di paesi dove non ci stanno situazioni politiche, sociali, economiche di particolare, diciamo, non sono paesi che stanno bene, perché altrimenti nessuno lascia il proprio paese quando sa di affrontare viaggi anche dove possono perdere anche la vita, evidentemente perché pensano che nel proprio paese non ci sia una vita adeguata da garantire un futuro. E allora, per esempio, anche a proposito di questi che sono gli accordi, stiamo chiudendo ora un accordo anche con la Costa d'Avorio. Sono andata anche in Algeria. Tenete conto che fino ad oggi c'è una intesa con l'Algeria di rimpatrio di 10 unità al mese. Voi sapete fino adesso quante ne abbiamo rimpatriate fino al 2019? Un rimpatrio
al mese, seppure c'è stato. Allora, adesso, dopo essere andati in Algeria, ci hanno proposto di rinnovare un ulteriore accordo, tant'è che abbiamo fatto un tavolo bilaterale e ci hanno chiesto di prenderne, adesso ci sarà qualche senatore che si farà una risata perché dirà 5 sono pochi, di che cosa parliamo? Ma uno in un anno e 5 in un mese vuol dire che è un accordo che comunque sia comincia a funzionare. Voglio dire che tutti gli accordi hanno bisogno di rodaggio, hanno bisogno di che i ministri pro tempore vadano in quei paesi per cercare di trattare, non sono rapporti facili. E quindi chiunque poi ha avuto anche responsabilità di governo, e questo lo dico anche al senatore Candiani, che è stato anche sottosegretario all'interno, con cui è rimasto, è un'amministrazione credo a cui è rimasto particolarmente legato. Allora il senatore Candiani sa benissimo tutto quello di cui parliamo, come sono le procedure, quindi non diciamo niente di nuovo, e d'altra parte sa bene anche la difficoltà. Quando il senatore mi dice 79.000 presenti in Italia, non è che sono venuti ieri 79.000, sono i 79.000 che stanno venendo, chissà, anzi devo dire che nel corso degli anni, perché io ricordo quando arrivavano 200.000 all'anno, e quindi questo credo che nessuno possa smentire questo dato. Quindi si tratta di momenti, poi anche le situazioni degli arrivi sono molto condizionate dalle situazioni politiche e socio-economiche, perché la Tunisia è in una situazione gravissima, tant'è vero che addirittura non riescono a pagare gli stipendi nello Stato. Quindi tutto va visto in una situazione di carattere generale. Vorrei anche dire che per quanto riguarda gli accordi, e qua parlo alla senatrice Ginetti che diceva che la questione che bisogna fare accordi europei per i rimpatri. Questa è una questione che ho posto assolutamente, perché ci sarebbe più forza ovviamente a livello europeo, perché da una parte ci sta un'ipotesi di accordo e dall'altra parte c'è l'Europa che può anche dare dei finanziamenti per risollevare la situazione sociale, economica di un paese. Quindi questo è stato fatto, ma è chiaro che anche questo vuole i suoi tempi. Per quanto riguarda la senatrice Bonino, certo, anch'io ritengo che l'integrazione sia un elemento fondamentale, perché quando abbiamo 70.000, 80.000 persone sul nostro territorio, è chiaro che a questo punto occorre avere un processo inclusivo e non esclusivo, perché l'esclusione porta sempre poi delle radicalizzazioni, tant'è che io ho riunito il tavolo, quello con tutte, attualmente con tutti docenti universitari, per quanto riguarda il progetto per l'Islam, e faremo tra poco anche il tavolo con le varie associazioni, come era stato fatto pochi lavori che avevamo iniziato nel 2017, perché ritengo questo un elemento molto importante. Altra cosa, sul decreto flussi volevo parlare con il senatore Lorefice. Certo, io sono d'accordo su questo aspetto, perché il decreto flussi secondo me dovrebbe avere delle cifre più importanti dei 30.000, perché noi dovremmo dire quelli che servono al nostro paese, perché quello che è un sistema immigrazione si regge anche nel far venire quelle che sono le specifiche professionalità che possono servire al nostro paese, prendendo accordi con i paesi terzi al fine anche di determinare un circuito virtuoso tra i nostri paesi, in modo da prendere quelli che servono e aiutare il paese, quelli terzi, in modo da
bloccare quelle che sono le partenze, perché quello che dicevo prima, se arrivano dei disperati qui, affrontano anche un viaggio dove rischiano la vita coi bambini, famiglie, vuol dire che non hanno una vita che diciamo che consente loro di guardare al futuro, perché altrimenti nessuno vuole lasciare il proprio paese se si vive bene, se sta bene. Quindi noi dobbiamo valutare anche una situazione del genere. Quindi decreto flussi legale, sicuramente accordi maggiori con i paesi terzi e certamente un lavorare di più con l'Europa. Tra l'altro, quando mi si dice si scopre che il ministro Lamorgese, no, io non scopro proprio niente, perché l'ho detto dal primo momento. Basta, senatore Fazzolari, lei si vada a prendere le interviste quando uscirono quando uscì il patto. Io credo che sono una delle poche che abbia detto che il patto non funzionava, l'ho detto subito, e quindi al di là di quelli che erano i commenti a livello europeo, ma in Italia non è che non ci rendiamo conto delle cose. Quindi il governo, la stessa Presidenza del Consiglio ha preso lo stesso, diciamo, ha la stessa valutazione che ha rappresentato nel Consiglio europeo, quindi non è niente di nuovo. E per quanto riguarda la mia persona, io qualunque dichiarazione che ho reso sul patto europeo è stato sempre critico di quello che erano i contenuti del patto, fermo restando che ritengo importante lavorare sempre con l'Europa con uno spirito costruttivo, perché soltanto così dobbiamo cercare di raggiungere e andare avanti secondo quello che è un progetto complessivo che vada anche meglio per noi come Paese. Grazie. Grazie signora Ministra.